Ciao ragazzi, bentornati su Europa Universalis 4, Mandate of Heaven con Venezia, la nostra partita in Ironman con la Serenissima Repubblica. Caffa si sta rivoltando, ce lo aspettavamo. Alla fine dell'episodio precedente, al di là di Caffa, abbiamo sbloccato... Oh, caspita, è la prima volta che vedo dei ribelli che mi battono. Wow. Ma che esercito gli ho mandato? 12 tra 5, manco male. Wow, comunque abbiamo sbloccato le idee di economia e queste idee economiche sono estremamente utili perché ci daranno veramente un boost, diciamo, monetario che va insieme a quelle del trade e quella amministrativa notevole. L'amministrativa è nì, però quelle del trade e quelle economiche forse sono le migliori gruppi di idee per fare un sacco di grano. E sono molto contento di questo. Intanto abbiamo gli stock exchange a costruire e a questo punto io pensavo di costruirne un po' anche vicino a Ragusa in modo da migliorare nel tempo sempre il nostro potere commerciale su questo nodo molto difficile per me da scalfire, il nodo di Ragusa. Dobbiamo superare il 50%. E spero che con le strutture almeno spero di fare qualcosa di utile. Nel frattempo stiamo aspettando una cosa molto importante, nel giro di 7-8 anni ormai avremo i casus belli avanzati, così si chiamano, con la tecnologia di livello 23, Diplomatic Technology Heavy Frigates. Questo mi permetterà di dichiarare guerra all'India utilizzando il casus belli imperialismo, quindi senza avere nessuno svantaggio. E volevo dare un'occhiata anche in Messico perché vedete che la Spagna si sta espandendo, ma Axtec e Mixtec sono ancora lì. E queste sono tantissime miniere d'oro. Potrei avere la mia prima, forse anche unica colonia veneziana nel Nuovo Mondo se utilizzassi il casus belli di imperialismo per andare a prendere queste province, insomma. È una cosa che ho pensato dopo, ma visto che io non ho assolutamente mai neanche guardato il Nuovo Mondo in questa partita, ve lo mostro semplicemente per vostra curiosità. Gli Inca sono ancora in posizione con le loro miniere d'oro, gli Aztechi sono ancora in posizione con le loro miniere d'oro e il Nord America è un pochino un arlecchino, scusate il gioco di parole, un po' di Francia, un po' di Olanda, un po' di Inghilterra e un po' di Spagna nella zona di Panama. Panama. Ok, togliamo la pausa, torniamo a noi e quindi un po' di Venezia non ci sarebbe male, questa è la mia idea. Per nulla. Ok, fermi tutti perché Alodia, che ha l'agent discovered, il controspionaggio, eccetera, eccetera, adesso però il casus belli se lo piglia tutto. E noi possiamo andare a Macuria, scusate, non è Alodia, è Macuria, è proprio un'altra nazione, e la distruggiamo e ci conquistiamo questa piccola provincia, perché mi ha rotto un po' le palle, eh. Caspita. E intanto facciamo i claim sull'Etiopia, perché poi la distruggeremo nella prossima guerra. Adesso vado... Ah, intanto volevo guardare un attimo il development, ho cliccato per sbaglio, 2094 siamo al primo posto, Venezia è più potente di Ming, Spagna e Gran Bretagna. Agagagaga. Diplomazia, neighboring countries 2, basta. Questa è la macro diplomatica che mi posso permettere. Va bene così. Qui soldini per fare... Ecco qua, per migliorare un po' la nostra flotta ce li abbiamo e avevamo un'altra flotta che si stava lentamente potenziando, che è quella delle navi pesanti veneziane. Ok, che sono queste 14, diventeranno 25 e poi le andiamo ad annettere. Non mi ricordo dove. Ah sì, certo, le andiamo ad annettere alla flotta. Trasporto di Aden. Eccola. Flotta militare di Aden. Questa non sta facendo nulla, vero? Sta proteggendo Alessandria. Facciamo così, amica mia. Proteggi Aden perché sei ferma qui. Non so perché. Vabbè. E almeno le diamo un senso. Era ferma sta flotta. E vedere Ragusa così mi mette veramente tristezza, ma... Elezioni! Grimani è buono, giusto? Grimani è ottimo perché mi dà National Tax più 10. Io quasi quasi lo tengo per un altro mandato. Quindi diventa un 5-2-2 questo Doge. Che unito ai miei advisor pregevoli,
È ottimo. E adesso quasi quasi mettiamo in ordine di costo le mie province su cui non ho ancora fatto i core, quelle degli stati, ed inizio pian piano ad integrarmele perché non sono tante. I'm disappointed. Oh merda, l'artiglieria costa un botto adesso. Secondo me, vabbè, con 300-400 altri punti amministrativi riusciamo ad abbassare di molto l'autonomia di tutte queste province e guadagniamo dal fatto che fanno parte del nostro impero. Intanto abbiamo una administrative efficiency al 34%, che non è male. Non è affatto male. Prossima mossa con lo splendore fa non molto. Quasi quasi. Quasi quasi prenderò l'autonomia efficiente, in modo che il cooldown dell'autonomia si è dimezzato. I francesi hanno land fire damage più 20%, cioè pazzesco. E gli svedesi manpower recovery speed più 35. In pratica, cioè, si ricaricano a molla il loro manpower. A parte che arrivati a questo punto serve a poco a volte, ma capite. Ok, va bene. Allora, credo che da un punto di vista dell'espansione siamo abbastanza contenti. Quindi io adesso faccio passare un po' di tempo, aspetto di non avere più ribelli. Ah, già, abbiamo anche i separatisti in Tunisia. Ci dimenticavamo, no? Presto i separatisti in Libia, poi, non Tunisia, si ribelleranno. Abbiamo strappato qualche territorio a Tunisi in una guerra, a fianco della Spagna. Io quasi quasi sto riflettendo sulla possibilità di attaccare la Bosnia anche. Perché no? Perché no, ragazzi? Ecco, Tripoli si è ribellata. Dov'è l'altra conversione in corso? Ok. A mercantilismo siamo. Scusate un attimo, ho sbagliato scheda. Siamo al 65%. Wow! 130 punti di Provincial Trade Power in più. Come potete vedere abbiamo il monopolio di molti nodi, ma non è ancora, non siamo ancora arrivati neanche, non ci siamo minimamente avvicinati alla parte divertente di questa partita, quando avremo il controllo di 3 nodi indiani, vi assicuro. Ok, intanto voi potete ritornare verso sud, loro salteranno per l'India. L'Oman non si è mai ribellato a questa isoletta. Socotra, unrest a zero. Perché siamo riusciti a convertirla, ecco il motivo. Quindi possiamo spostare i nostri uomini sulla terraferma, direi. Ottimo. Ok, avanti ragazzi, tu fermati qui. Ok, benissimo. Mancano pochi stati, soprattutto bulgari, turchi, armeni, nella zona dell'Anatolia che possiamo iniziare ad integrare. Perché non l'ho fatto prima? Vabbè, lasciamo stare. Fermi! Qui ho fatto un errore io. Un errore non piccolo. Ho lasciato che un gruppo abbastanza nutrito di ribelli attaccasse un esercito abbastanza piccolo, quindi adesso sistemiamo le cose ottimamente. Ottimo! Ok, abbiamo i nostri punti di splendore da spendere, ragazzi, anche in questa epoca comunque siamo riusciti a fare bene con i punti di splendore. Sono molto curioso di vedere i vantaggi dell'illuminismo. Una cosa che potrei fare nella speranza di avere l'illuminismo dalla mia parte è la costruzione, lo spamming assoluto di università, che potrei fare non tanto dove capita, ma in tutto il nord Italia, per esempio. Voglio università. Ecco fatto. E poi anche il development di queste province scenderà del 20%, quindi investiamo in modo da sperare di avere un po' di, non so, un po' di chance. Intanto la Toscana, signori, qui unisce l'Italia perché mi sta pigliando il sud Italia. Sì, guadagniamo prestigio in cambio di Papal Influence. Non ho neanche guardato se era una cosa sensata, va bene lo stesso.
Io continuo a fare lo spy network sulla Bosnia. Prima o poi li attacco. Gujarat adesso è in coalizione contro Viangar e non è alleato di nessuno. Viangar è sempre sotto i Ming, in coalizione contro Gujarat e è alleato della Persia. Gujarat, signori miei, non appena ho il casus belli che dico io, che è fra pochi anni, è fra 3-4 anni, vedono. Allora, guerra conquista di Kaluga contro la Scandinavia! Non ci posso credere. Ragazzi, non ci posso credere, non me ne ero accorto, seppur guardando la mappa dall'alto, è vero, la Svezia non esiste più, esiste Scandinavia, la Russia è stata annichilita, il Commonwealth polacco-lituano, che non esiste, ma è Polonia e Lituania insieme, sono in una guerra titanica contro Scandinavia, che è, boom, mamma mia che potenza. È incredibile davvero. Sentite, non ho mai più controllato se le mie navi commerciali hanno bisogno di un restyling. No. Quindi a partire dalla prossima tecnologia ne avranno bisogno. Bene. Va bene, va bene. Costruiamo un po' di università in più, per favore. Direi che ci possiamo, magari anche al Cairo, a Gerusalemme. Perché no? A Mentese. Costruiamo università a cazzo di cane. Dobbiamo portare la cultura veneziana, no, in giro per il mondo. Ah, ma Curia, mi ero dimenticato. Porco cane. Perché poi succedono un sacco di cose e ci si dimentica sempre. No, basta. Dai. Piazziamo un leader che abbia valore di assedio. Zero. Avanti, avanti. Comunque questione veramente di pochi anni e avremo la nostra base in India. Finalmente, non vedo l'ora, non vedo l'ora di costruire tonnellate di navi che spediscono dal primo nodo indiano direttamente verso Aden. Mamma mia, che goduria! Non posso neanche immaginarlo. Chissà quanto arriviamo poi con i trade, perché adesso siamo a 118, ma sfondiamo il 150, ne sono sicuro. Nuova tech militare fra 3 anni e mezzo. No, aspettiamo. Perdiamo soldi, sì, meglio. E visto che abbiamo fatto l'università un po' ovunque, magari cerchiamo, ecco, tipo l'Istria. Allora, Friuli è a 29, portiamolo a 30. Treviso è a 22, magari lo portiamo a 25. Ok. Intanto abbiamo i separatisti etiopi, scusate. Va bene il development in Nord Italia, ma bisogna fare anche queste cose, ahi noi. I prossimi sono gli zeloti copti a El Obeid, che probabilmente è qualcosa che stiamo convertendo. Niente di più probabile. Ah, abbiamo il missionario Ayl Obeid e non c'è nessuna probabilità di convertirli perché c'è lo zero probabilmente. Scusa un attimo. Se io vado qui, perché Ayl Obeid non lo posso convertire? C'è lo zero. E non me ne ero accorto, ecco perché abbiamo la ribellione in corso molto presto. Tu scatolacce. Va bene. Non è un problema, per carità, ma. Trattato di Tordesia, l'Alaska adesso è spagnola. Va bene, contenti voi, è tutto vostro, guardate, tutta roba vostra. Non ho parole. Travunia. Ma se dichiarassi guerra? L'Austria non entrerebbe. L'Austria non entrerebbe in guerra perché odia la Bosnia. Sarei da solo però contro la Britannia, la Gran Bretagna. L'Ungheria non esiste più, quindi è soltanto una bandiera, ma non esiste più l'Ungheria come la conosciamo all'inizio partita. Non saprei. Quindi andiamo a 46. Quante navi posso permettermi? Sì, posso farlo. 45 navi da trasporto. E aspettiamo.
Tanto qui abbiamo la flotta di 2 Deckers. Queste mi serviranno per evitare che l'India in qualsiasi modo mi possa mettere in difficoltà con la sua flotta. Finding money in unexpected places. Più 1 base tax a Milano, bene. E aspettate che dicevo anche magari. Ok, Treviso l'abbiamo portata a 25. Portiamo anche Verona a 25. Mantova a 22, la portiamo a 25 a sua volta. La conquista di Kaluga, la Pomerania cede Danzica e Tucha alla Polonia. Era ora, finalmente la Polonia a Danzica. Forse adesso riescono a fare il Commonwealth. Perché senza Danzica non credo. Non lo so. Comunque, vabbè. Scopriremo. Poi Brescia che è un bel 20. Diventa 25. Milano, vabbè, 37. Creeremo una 28, diventa 25. No, diventa 30. Che cazzo sto dicendo? Va bene, abbiamo fatto un bel po' di sviluppo nelle province veneziane italiane. Non male. Non male davvero. E abbiamo ancora tutte queste ribellioni. Queste ribellioni del demonio. Idea. Il demonio. No, non tu, cazzo. Ah, santa pazienza. Dov'è Idea? Come mannaggia si scrive? Hadi-yan. Hadi. Ya. Oh, grazie, grazie mille. Allora, sì, è un resto 8%. Perché 8%? Intolleranza. No, sto pensando a una cosa, cioè non ha assolutamente senso tenere l'esercito mantenuto alto quando posso guadagnare così tanti soldi che poi vado a reinvestire in strutture ovunque, di qualsiasi tipo. Per esempio potrei migliorare le strutture governative. Ah, posso migliorare finalmente i conscription center dove è possibile. Cioè, vedete, se ne possono fare tantissime di manovre. Bene, 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 Grimani e Righteous. Ieri Republican Tradition più 0,50. Ragazzo, rimani tu, rimani tu. Ma è fantastico. Sapete cosa faccio? Io provo a ritornare papa. E tra parentesi, mi sono dimenticato che, vabbè, la mia missione non ce la faccio a portarla a termine. Mannaggia, la pupazza. Proprio non ci si riesce. Ho un punto di stabilità. Yep. Perfetto. Prima flotta di Venezia. Fermi tutti. Iniziamo a portarla in posizione. Qui abbiamo le nostre 45 navi. Vabbè, allora, le galee le portiamo ad Aden. Magari gli diamo una missione Hunt Pirates ad Aden. Perché non. Come. E Hunt Pirates ad Alessandria andate, allora. Che vi devo dire? Ok, e noi fra un anno facciamo la tech che sappiamo noi. Ok. Perfetto. A questo punto Town Hall, vediamo dove avremo gli sconti migliori. Va bene, costruiamole un po'. Ovunque. Costiamo le town hall per avere gli sconti sul mantenimento degli stati. Anche perché poi non so cosa farci con tutti questi soldi. Non ho più pallida idea, ragazzi. Ok, con la prossima tornata di Ducati andiamo a migliorare. Tanto guardate la Scandinavia come le sta prendendo. Andiamo a migliorare sempre gli stock exchange. Cerchiamo di costruirli in tutte le province per avere dei valori commerciali bomba. Ah, ok, potrei già sbloccare le prime idee economiche. Measuring the world in realtà è meglio perché mi permetterà di conquistare l'India con un'administrative efficiency più alta del 10%. Quindi portiamo pazienza. È meglio avere questa tech amministrativa piuttosto che l'idea. E io ero senza advisor da non so quanto e non me ne ero accorto, merda. Morale degli eserciti più 10%, mantenimento 20 al mese, ma li vale tutti. Perché 3 punti militari. Insomma. Ok, la cosa negativa è che Gujarat adesso è
in guerra di coalizione persa Shirvan e Viangar, quindi lo massacreranno. La cosa positiva è che effettivamente sono un po' tutti, come dire, un po' tutti impegnati. Non è che magari potrà attaccare direttamente Viangar? E la Persia potrebbe dire, bah, quasi quasi, visto che noi siamo già in guerra e tu sei pure nostro alleato, chiudiamo un occhio. Se divento difensore della fede, morale più alto per i miei missionari, ma la tecnologia costa di più, non so se è proprio sensato. Però, ragazzi, sblocchiamo la Diplomatic Technology avanzata e adesso abbiamo tutti i casus belli avanzati con tutte le civiltà in gioco. E noi ci diamo appuntamento al prossimo episodio perché iniziamo a valutare come espanderci in India, signori, i leoni di San Marco stanno per fare il grande volo e spiccare il volo verso il continente che ci farà ricchi, ma ricchi, ricchi, ricchi. Amici, pollice in su e a presto.